Guardati intorno, l'oceano straripa di vita. Certo, non ci sono leoni, tigri o orsi, ma in compenso è pieno di tartarughe, balene, delfini e immensi banchi di pesci. Ma all'improvviso, tutti quanti fuggono in ogni direzione. Sta arrivando qualcosa di enorme e spaventoso. Vediamo solo un'ombra, poi una sagoma e si avvicina. Diventa sempre più grande. È uno squalo, gigantesco, nero sul dorso e bianco sul ventre. Grande come non esistono più. È un megalodonte, l'incontrastato dominatore dei mari preistorici. Lo vediamo nuotare pigramente. Per fortuna deve avere già mangiato. Ora si limita a dondolare qua e là il testone con l'aria di un re che passa in rassegna ai sudditi. Tutto il resto della fauna marina gli fa strada o si allontana nel caso il gigante voglia fare ancora uno spuntino. Ma ora che succede? Quell'enorme banco di pesci sta tornando su, ancora più in panico, addirittura circonda l'immenso squalo. Non hanno più paura di lui? O c'è qualcos'altro di ancora più spaventoso in arrivo dagli abissi? Il megalodonte sembra infastidito. Comincia a spalancare le fauci scacciando via, o sgranocchiando, decine di pesci per volta. Eppure, quelli rimangono attorno al mostruoso squalo, quasi come se cercassero la sua protezione. Lo squalo non ne vuole sapere e si prepara a dar loro un'altra lezione, ma ecco che... qualcosa di lungo e nodoso lo colpisce su un fianco. Un colpo abbastanza potente da serrargli i denti e fargli perdere l'equilibrio nell'acqua. Il megalodonte sembra perplesso, si volta a destra e a sinistra per capire chi sia il suo nemico. Ma è troppo lento, un altro colpo lo coglie sulle branchie, soffocandolo. Dalla sua bocca fuoriescono nugoli di bollicine. Ma all'ultimo momento lo squalo capisce dove si nasconde il suo avversario. È sotto di lui. Riacquistata la lucidità, il bestione fa una brusca virata e si precipita impicchiata nell'acqua come un siluro. Sotto di lui vede solo una sagoma indistinta e davvero inconsueta. Ma un predatore incontrastato come lui non teme i rivali. Punta dritto sul bersaglio di qualunque cosa si tratti. Il re degli oceani, offeso nell'orgoglio, spalanca le fauci, ansioso di affondare i denti nel corpo del nemico. Ma proprio quando il nemico è a portata di morso, lo vede scivolare di lato. Lo squalo chiude le fauci mordendo solo acqua. Infuriato per una simile insolenza, lo squalo si volta verso il suo sfuggente avversario, giusto in tempo per ricevere un altro terrificante colpo sul dorso. Stordito, il megalodonte capisce con chi ha a che fare. Una piovra, forse, o un calamaro, ma di dimensioni mai viste prima. I tentacoli si dipanano in tutte le direzioni, due molto più lunghi degli altri, che ora il mostro sta sollevando sopra il suo enorme capo, per poi prestare il fianco allo squalo e permettere al megalodonte di guardarlo negli occhi. Occhi grandi quanto una manta e neri come la pece. Lo squalo sembra pietrificato, ma in un attimo si scuote e fa in tempo ad anticipare un altro tremendo colpo di quei lunghi tentacoli. Sarebbe stato il colpo di grazia, ma il megalodonte riesce a schivarlo con una rapida mossa. La piovra allora scivola rapidamente a poca distanza in una scia di bollicine. Il kraken alza di nuovo sui tentacoli e il megalodonte ne approfitta per dire la sua nello scontro. Le sue fauci si serrano su un tentacolo pronte a strapparlo via. Ma qualcosa non va. I denti dello squalo non sembrano far presa su quell'affare viscido e gommoso. Lo squalo serra i denti ancora più forte, mentre il mostruoso mollusco si dibatte per liberarsi. Non potendo strappar via il tentacolo, il megalodonte comincia a tirare. Ma il kraken è più veloce di lui nel reagire e ha ancora un secondo tentacolo libero per colpire lo squalo sul fianco. La botta è tremenda. L'impatto fa mollare la presa allo squalo, che sempre più infuriato ignora il dolore e si lancia nuovamente all'assalto del suo nemico, puntando il muso verso il suo gigantesco occhio. Ma ancora una volta il kraken anticipa la mossa e si sposta in modo da richiudere tutti i suoi tentacoli, come a fargli da scudo contro l'assalto del predatore. Il megalodonte si getta in quella massa viscida a tutta velocità e lo scontro è epico. Lo squalo riesce comunque a rimettersi in pista e si getta come un missile contro l'avversario. E questa volta l'enorme piovra non fa in tempo a proteggersi. Tutte le 60 tonnellate di peso del megalodonte lo colpiscono sulla testa. Pur essendo un mollusco, il mostro resta stordito dall'impatto, tanto che sembra quasi lasciarsi andare e affondare. Incoraggiato, il megalodonte decide di non mollare l'assalto e riapre le fauci per serrare tra i denti la testa della creatura.
La piovra però fa in tempo a capovolgersi e lo squalo si ritrova incastrato in una spira di robusti, indistruttibili tentacoli. Agitandosi e cercando di liberarsi dalla presa, non fa che esporsi ancora di più alle enormi ventose acuminate della piovra. Nulla può sfuggire a quell'abbraccio. Da dentro quella massa di tentacoli, il megalodonte vede l'enorme becco della creatura a pochi metri da lui. Lo squalo è troppo grande per poter essere divorato, ma quel becco può comunque ferirlo gravemente. Disperato, il megalodonte decide allora di gettarsi con tutte le sue forze proprio contro il becco. Con un unico, fluido movimento, dà un colpo di coda e parte davanti, denti serrati. La piovra è colta di sorpresa e fa appena in tempo a chiudere il becco quando il muso dello squalo ci impatta contro. Lo schianto fa risuonare gli abissi. Il Kraken è costretto a liberare lo squalo dai suoi tentacoli. Il corpo del megalodonte è costellato dalle cicatrici rotonde lasciate dalle ventose. Lo squalo intanto decide che la miglior difesa è l'attacco e cerca di nuovo di mordere il nemico. Ma il Kraken è più rapido e si avvicina a grande velocità. Lo squalo però non molla e accelera più che può. Davanti a lui guizzano i tentacoli del Kraken, che cerca riparo nelle più oscure profondità dell'oceano. All'improvviso, lo squalo perde di vista il mostro. Anzi, perde di vista tutto quanto. In un istante si ritrova avvolto nelle tenebre più nere. Ancora peggio, non sente più nessun odore. Il megalodonte sembra colto dal panico, totalmente disorientato. Quando ecco che avverte il ritorno sotto di lui di quei due potentissimi lunghi tentacoli. L'enorme mollusco aveva espulso un'enorme nuvola di inchiostro, ma aveva solo finto di scappare. Ora, approfittando della confusione dello squalo, lo attacca alle spalle. E funziona. Il megalodonte stavolta sembra spacciato. Il Kraken è ad un passo dalla vittoria in questo scontro mortale. Comincia a distendere i suoi tentacoli, colpendo lo squalo senza dargli un solo momento di respiro. Ma il megalodonte è un osso duro e più viene colpito, più cresce la sua furia. I tentacoli arrivano da tutte le parti e lui cerca di morderli, mancandogli una volta, poi due. Ma al terzo tentativo, i suoi enormi denti afferrano finalmente qualcosa. Sapendo di non poter strappar via quei tentacoli gommosi, lo squalo decide di trascinare con sé il nemico. Verso l'alto, verso la superficie. Con le ultime forze residue, il megalodonte inizia a trascinarsi dietro il nemico. Il Kraken continua a sferzare il nemico di colpi con il suo tentacolo libero, ma niente da fare. Il megalodonte è determinato e sa di avere il vantaggio. La superficie si avvicina per il terrore del mostro. Il suo habitat sono gli abissi profondi, le acque vicine alla superficie sono invece il regno dello squalo. Ma il Kraken non può far altro che attendere il suo destino, mentre lo squalo lo trascina sempre più vicino all'accecante luce del sole. Alla fine, il megalodonte salta fuori dall'acqua, col tentacolo sempre stretto tra i denti. Il suo nemico è troppo pesante, ma lo squalo gli ha fatto capire chi comanda. Mollata la presa sul tentacolo, il Kraken inizia subito a inabissarsi, ma lo squalo lo tramortisce con un colpo di coda. L'enorme mollusco sembra condannato, ma riprova comunque a rituffarsi giù. Ma sopra di lui, il massiccio squalo attacca di nuovo, mirando alla testa. Ma, forse per la stanchezza, manca il bersaglio. La vista ravvicinata di quei denti, comunque, convince il Kraken a battere in ritirata. Ma il megalodonte non lo lascerà andare via facilmente. Il Kraken espelle allora altro inchiostro. Lo squalo resta disorientato e la piovra se la svigna al sicuro negli abissi. Sconfitta sì, ma di sicuro non finirà sul menù dello squalo. L'inchiostro svanisce e il megalodonte si guarda intorno, ma il suo nemico non è più in vista. Lo squalo si volge dubbioso verso le profondità. Sa bene che la battaglia è vinta, ma che è stata solo la prima. Ci sarà un secondo round. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.